Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTU Aquesio. Buongiorno a tutti, allora con grande piacere abbiamo portato oggi questa targa qua nello spazio verde adiacente alla chiesa del Ponte del Sole a memoria di padre Chiti e ricordandolo sempre per le sue opere di misericordia nei confronti dei più bisognosi, è per noi un esempio di vita e va ricordato sempre. Grazie ancora per la presenza e ricordiamoci di lui ogni giorno. Grazie. L'amministrazione ha partecipato con piacere a questa iniziativa che è stata organizzata dall'Associazione Orvieto Rupestre per intitolare quest'area verde a Padre Chiti, una figura che ha lasciato un segno importante nella nostra città, un uomo che ha curato i suoi allievi e li ha educati alla pace e al rispetto dei valori sani e tradizionali. Quindi io credo che questo sia un luogo importante dove i giovani potranno anche leggere e capire il messaggio che ha voluto lasciare Padre Chiti nella nostra città. Noi siamo coinvolti in questa avventura meravigliosa di questo personaggio che merita tutta quanta la nostra attenzione, il nostro cuore. E è una persona che ci ha dato tanto, ci ha dato moltissimo in vita e noi vogliamo restituirgli quello che ci ha dato. La sua moralità è stata una cosa eccezionale, la sua vita è stata una cosa eccezionale e noi tutti lo ricordiamo con grande affetto e con grande amore. Sono il segretario dell'associazione allievi di Padre Chiti, e mi chiamo Agostino Cascelli e sono stato un suo allievo, sono stato nel lontano 1975 un suo allievo e ricordo quei momenti con grande gioia e con grande felicità. E ciao Padre Chiti, noi viaggiamo con te. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTU Aquesio, torna puntuale tra un'ora.